E bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube, raga. Come sempre, prima di iniziare questo gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione, se vi va, potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione anche trovate i miei canali social, come ad esempio TikTok, Twitch e quant'altro. Detto questo, ragazzi, ringrazio tantissimo per avermi passato Trader Life Simulator 2, ovvero il gioco dell'anno. Detto questo, ragazzi, gioca. Nuova partita. Sei sicuro di... sì. Non so se ho messo la lingua italiana, spero di sì, teoricamente lo era. È un gioco dell'altro, non so se ve lo ricordate il primo, questo è il secondo capitolo del Trader Life. Io il primo non l'ho potuto portare perché non l'ho mai giocato, quindi a maggior ragione giochiamo il secondo capitolo. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su e attivate le notifiche per non perdervi nessun episodio ogni qualvolta carico un video su YouTube. Se volete restare aggiornati in tempo reale sulle notifiche, passate in Discord che trovate il mio nuovo server Discord in descrizione. Detto questo, aspettiamo che carichi sto gioco. Ha caricato. Ok, abbiamo un numero privato che ci chiama, voi con il tasto H lo premete, ok. E dobbiamo premere la barra spaziatrice per rispondere. Ok, ci dice di uscire di lì subito, vediamo un po' le telecamere. Quelli laggiù sono i tizi cattivi, raga, che poi ci sparano. Noi dobbiamo uscire da qua. Allora, no, come si esce? Esci, ok. Siamo usciti dalla porta, è anche abbastanza. Ok, devo stare accucciato. Ok, così non ci vede. Uno è lì. Dobbiamo seguire le frecce. Questo ovviamente è il tutorial. Quindi seguiamo il tutorial per l'appunto. Se vi piace la serie, ovviamente lasciate un bel pollicione in su, così vi porto anche il secondo episodio, ovviamente. Così capisco se per l'appunto vi piace un gioco. Adesso dobbiamo entrare in questa casetta di legno. Ok, allora chiudiamo. Chiudiamo, spegni la luce. Ok, allora qua sotto c'è una chiave, la dobbiamo prendere. Dobbiamo prendere anche questa fine di porco e la luce. He's not here. Ok, adesso teoricamente dobbiamo seguire la freccia per uscire, quindi corriamo verso di qua e apriamo ovviamente il cancello. Ok, si apre, magari entro Natale. Tutti e due lo devo aprire, ok. Andiamo verso la macchina. Io ovviamente un po' l'ho già capito dietro le quinte, più o meno. Più o meno, Qui comunque ci dà il tutorial, ci dice il tutorial ovviamente. Adesso noi andiamo, saliamo in macchina. Premiamo E. Ok, e ovviamente abbiamo finito la prima missione. Ok, libri di abilità. Ok, quindi ci sono anche i punti esperienza, a quanto pare, come era il primo d'altronde, mi sembra. Credo che sia ancora in accesso anticipato, voi non so quando vedrete questo video, ma in ogni caso trovate la data di uscita nei commenti giù sotto, perché per appunto non so quando esca, perché sono un po' indietro con la programmazione su YouTube. Io sto registrando il giorno lunedì 24 aprile, non so se voi quando lo vedete, se riesco a farlo uscire già il 24, se no altrimenti lo faccio uscire qualche giorno dopo, insomma. Allora, sì, un po' lento il caricamento, questo sì, se ti trovi nei guai sai dove trovarmi. Oh, ok, come vuole. Tizio mascherato, sì, in teoria è il nostro personaggio. Ok, a quanto pare dobbiamo usare la scaletta. Ok. Rimani fuori dalla visuale della telecamera, quindi dobbiamo stare attenti alle telecamere che è là. Ok. Adesso entriamo, dobbiamo andare tipo sul diamante, che è là dentro. Ok. Ok, qualcuno ha spento la luce. Ok, apriamo porta. Cosa devo fare? Leggi, ti vedo. Mi vede. Ok, dimmi. I saw you sneaking. Ha! You survived, that's good. I thought you took my warning call for a prank and went for an eternal sleep. So they got to you, huh? Well, I wouldn't expect to steal half a mil from a mafia and start a new life without an issue.
They didn't get you this time, so big chance they're on their way to your family in Ohio at this very second. Okay. Since we've both done our part in this whole thing, I gotta save your ass, because if I don't, once they find you and torture you for a bit, you'll probably spill some info about me, and that can't happen. I've got a place for you to crash in until the heat dies. Take whatever you want from this shed, I don't care. Then leave. I'll call you later. Ok, no, raga, noi comunque prendiamo quello che possiamo prendere, ovviamente. Anche di qua si può prendere qualcosa. Beh, qua il bagno, dubito che qualcuno tenga la roba nel bagno. Cioè, a parte nel cestino. Perché... ah, la porta. Vabbè, ci dice comunque di uscire liberamente da qui. Cioè, di andarcene il prima possibile. Ok, la calcolatrice la prendiamo. Questo foglio non si può raccogliere, boh, vabbè. Qua niente. Allora, vediamo se qua ci abbiamo roba. Niente. 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 Vediamo di qua in giro se abbiamo soldi. Allora, qua niente. Niente. Questo l'ho aperto, sì, non c'è niente. Dobbiamo andarcene a quanto pare. Vediamo se qua dentro abbiamo qualcos'altro. Delle scarpe, dei soldi. Dammi i soldi. Dammi i soldi. Dobbiamo stare attenti anche al peso, ragazzi, che abbiamo un peso di tot. Prendiamo anche il lucernario. Prendiamo la bottiglia di vino, che magari può servire. Vediamo, si può aprire qualcos'altro qui. La pentola, le due pentole. Ok, qua dentro vediamo cosa c'è, se ci sono di altri soldi che ci può tornare utile. No, no. Beh, forchette, vabbè, le lasciamo. Se il zaino è pieno, come faccio? Vabbè, vado un attimo in macchina, anche se non so se è una buona idea, però mi sa che ci fa uscire purtroppo. Dove si esce? Un uomo di qua? Ok, oddio, telecamera. Sei stato beccato dalla telecamera. Ah, mi ha buttato direttamente fuori dall'abitazione. Lol. Va bene. Allora, noi ce ne andiamo. Anche se abbiamo lasciato là della roba, però fa niente. Perché abbiamo il zaino pieno, purtroppo. Quindi ce ne andiamo. Qua ci abbiamo, come sempre, ovviamente la solita scatola che possiamo mettere qua della roba. E eventualmente la Fiat 1 abbiamo come macchina, lol. Dobbiamo liberare la città, a quanto pare. Dobbiamo andarcene. Secondo me, sì, la Fiat 1 ci sta come macchina, però ovviamente la devono sistemare, cioè... un po' sì, un po' sì. Adesso vediamo il punteggio. Ok, nascondiglio, ok, andiamo al nascondiglio. Vediamo un po' cosa ci dirà nel nascondiglio, cosa c'è da fare poi nel nascondiglio, perché non lo so. Non so se voi volete leggere, ovviamente mettete in pausa il video, per appunto sali di livello, per appunto ci dice anche lui che man mano che possiamo salire di livello possiamo anche incrementare roba. In questo caso ci ha dato una A, ci ha dato una A. Facciamo continua. Oddio, questo che ci chiama. This place should be safe for now. Before we deal with the whole mafia situation, I need one thing done, okay? We'll be quick, I promise. Check the computer. Ok, praticamente ci ha detto che devo andare al PC, non so se avete letto là in alto, però in caso fatemelo sapere, ovviamente, fatemelo sapere che è importante per me. Ok, il computer è qua, allora apri. Qui in teoria possiamo mettere la roba che non ci serve, torce, queste cose qua, e possiamo anche venderla, ovviamente, come era quell'altro successivo. Quindi andiamo qui dal negozio. Ok, possiamo ovviamente acquistare le informazioni sulla casa e quant'altro. Questo comunque usa il computer, se lo sto usando. Acquista, tanto sono... Ok, comunque erano gratuite, allora giustamente questo man mano si sbloccano, ovviamente. Qua premiamo ok. Qua in questo caso possiamo accettare ovviamente la missione, distruggi le cose.
che noi ci piace distruggere. E questo che ci richiama. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking. We'll need that to get into 103. Why there? I'll explain later. Ok. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Also, you could use some help from my friend. She can carry heavy things to your car and stuff like that. Sì. Just use the phone to call her up. Ok ragazzi, allora io volevo capire se si può ovviamente partita salvare carica salvataggio. Sei sicuro di voler... boh, io volevo salvare la partita, vabbè. Non sto capendo se si può salvare, però comunque adesso vediamo cosa ci dice di fare. Ci dice di andare in un'altra casa che vediamo dal PC, anzi di parlare con una signora. Per invitare il tuo collaboratore, premi il telefono. E come si preme il telefono? Con la H, vediamo. Parte che qua sbraccia, bacia. Ah, ok, tipo... Ok, però... Ah, ok, tipo guarda di qua, guarda di là. Q... Ah, con la Q possiamo aprire l'inventario. Con la C, ecco, accetti, ok. Q, ok, tab... L'inventario, ok. F con la torcia e il telefono UP andor. Vabbè, se io voglio andare a usare la macchina, eccola qua. Adesso vediamo se la macchina mi porta da qualche parte, se riesco ad uscire. Sì, voglio andare al banco dei impegni, raga. Voglio andare là perché voglio vedere se si può vendere per appunto qualcosa. Quindi vediamo un attimo se possiamo vendere per appunto qualcosa, qualche piccolo oggetto, così possiamo raccumulare un po' qualcosa. Io comunque volevo capire se si poteva salvare il gioco, ma a quanto pare boh. Ok, vediamo un po', buongiorno. Hello. Hello, welcome back. Allora, vendiamo sta roba. Il vino magari ce lo teniamo, la sveglia, vai. Poi il vaso vendi. Poi il vaso lo vendiamo. Anche questo. L'antico orologio, ma lo vendiamo. La lampada vendi. La calcolatrice lo vendiamo. Cos'è sta roba? Beh, vendi tutto, dai. Nessun oggetto venduto, grazie, buongiorno, eh. Ma lo posso usare sul computer? No, vero, non lo posso usare. Ok, boh, dove possiamo andare, raga? Vediamo. Sì, ok. Andiamo da Mastas, sviluppatore del ladro. Come vedete qua ci sono i punti esperienza. Non so se, vabbè, in caso mettete ovviamente pausa, scusate, ma mi sta prendendo l'allergia a questo momento, quindi un po' di pazienza. Periodo allergia, hashtag allergia. Allora, se si muove questo gioco magari sarei anche più contento. Se si muove a caricare, pregherei gli sviluppatori del gioco magari a fare un update più reciproco per fare lo sviluppatore, insomma, qua per farlo rendere un po' più sviluppo. Ma dove devo andare io? 101? 102? Ok, 102 è qua dietro. 102 è qua dietro. Ok. Ok, 102 qua. Allora, vediamo. Buongiorno. Si può usa. Usa. E come entro? Monitoraggio. Sto premendo la E, ma non... Allora, questa è un'altra casa, 103. Forse da dietro, vediamo. Qua c'è una scaletta. Prendiamo la scaletta. Buongiorno. 102, qua dietro, 102. Allora, eccolo qua, forse da qua si può entrare. Don't entry. Non posso entrare da qua. E cosa devo fare, raga? Voi lo sapete, forse da qua? Vediamo, perché mi ricordo il primo che è un po' complicato, il primo. Però magari il secondo non tanto. Monitorare, microcamera, metti la microcamera all'interno premendo E. Io la sto premendo la E, ma non mi funziona nulla. Andiamo qua, 102, niente, metti la microcamera all'interno, ma non me lo fa fare, raga, non lo so, non lo so.
Comunque, se questo gioco ovviamente vi piace, fatemelo sapere che eventualmente ci faccio una serie, ovviamente lasciate un bel like. Detto questo, ragazzi, come sempre, io vi lascio con la sigla finale. E boh, vediamo se si può salvare. Ah, qua c'è la scala, comunque, vediamo. Ah, eccolo qua da dove si entra, mannaggia. Allora, altri 2 minuti, un po' ce li ho di tempo, vediamo, almeno vorrei fare questa missione. Cosa possiamo rubare qui? La sedia? No. Comunque pare che non ci sia nessuno in questa casa. Sarebbe stato bello se mettessero più gente come nel primo. L'ho visto così in giro nei variati tutorial, nei variati canali, insomma, che c'era più gente. Però qua a quanto pare non c'è nessuno. Però vabbè, magari forse ovviamente lo sistemeranno. Cioè, mi auguro. I signori sviluppatori sistemeranno. Comunque sto cercando di guardare un po' in giro se c'è qualche soldo, però al momento non c'è niente. Ok, la calcolatrice, vabbè, piglia. La lettera non ci interessa. Ma non abbiamo niente. Vediamo qui cosa abbiamo. Il bagno. Ok, nel bagno abbiamo visto che non c'è mai nulla. Qua cosa ci sono? Scarpe, candelabri, beh, sta roba la pigliamo. Ovviamente stiamo attenti agli zaini. Qua ci sono i soldi, piglia. Questo non si può prendere, vero no? Ok, qua non abbiamo niente di interessante. Ok, dobbiamo stare attenti che magari arrivi qualcuno. Lo possiamo prendere sto coso? Sì, dai, prendiamolo. Ok, e direi che ce ne andiamo, direi. Ma comunque devo spaccare un po' di roba qui, quindi con questo immagino. Perché non me lo dà? Ok, vediamo se okay, possiamo distruggere tutto. Vai, vai, spacca, spacca. Mi sono dimenticato di prendere sta roba. Ok, vai, piglia, piglia. Ok, questo niente. Ok, vai, spacca, 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 spacca la lavatrice. Ah, più di così non si spacca, vabbè. L'ho rotta. Poi ci dice anche di spaccare qua in giro. Ah, comunque dovevo spaccare un'altra roba qua, direttamente la sedia, penso. Esatto, dovevo spaccare la sedia, sta roba. Penso che ci dica da spaccare dove c'è il verde. Però io comunque ovviamente ho portato via la roba perché comunque metti caso che ci può servire. Ah, devo distruggere il gesso? Ok. Ho finito. Capo. Per la cosa rapida, sì, la scelta rapida lo fa. Oh, ma che ca. Oh, non mi fa passare, raga. Ok, fatto. Poi dove devo spaccare altro, dottò? Ah, bello che piove sto gioco, figo. Figo, figo. Ma chi è che lascia soldi qui sulla banchina? Vabbè, lol. 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 Ovviamente le telecamere, attenzione, vivo play, sconosciuto. USA. Perché non me la fa aprire? LOL. Vabbè, comunque ragazzi, dai, allora io per il momento mi fermo qui. Voi se ovviamente volete un altro episodio, spolliciate, condividete anche per farmi crescere se vi va, che più siamo, più ci divertiamo. Ovviamente do il benvenuto a tutti i nuovi moderatori, ai vecchi moderatori. E anche ai nuovi iscritti, ragazzi. Ovviamente vi do l'appuntamento in un prossimo gameplay. Noi ci becchiamo presto, ragazzi. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.